questo bianco gigante che ritorna dall'avere attraversato l'oceano Atlantico e si avvia verso il porto di Genova è il conte Biancamano. La sua storia è piuttosto patetica. Fu già uno dei colossi della nostra navigazione turistica di linea e uno dei preferiti dalla clientela internazionale. Ma le vicende e l'impiego in guerra l'avevano conciato assai male fino a ridurlo un irriconoscibile scafo da disarmo. E occorso il lavoro di 1500 operai durante 14 mesi, corrispondenti a 5 milioni di ore lavorative, per ridare a questa nave la dignità e l'eleganza di un tempo. Per il compimento dell'opera, il Fondo ERP ha contribuito con anticipi per oltre 2 miliardi di lire. Dalle merci e dai passeggeri, la nave entra nel bacino di carenaggio, dove ogni 4 o 5 viaggi questi mastodonti si recano per rifare la loro toletta generale. Eccola dunque nel bacino. Mentre l'acqua viene fatta discendere lungo i fianchi della nave fino a mettere a nudo la chiglia, quadre di operai ridanno la vernice speciale alle strutture esterne che navigheranno sott'acqua. La toletta si estende dai quartieri più bassi ai quartieri più alti, fino al limite aereo della nave segnato dal cordame. Speciale è rivolta alle ancore del tipo Hulm, che pesano poco meno di 7 tonnellate l'una. L'elica di una nave è l'organo sul quale si concentra maggiormente la cura dei marinai dopo il lungo viaggio. Anche la revisione delle macchine è di estrema importanza. Ritorna linda e tersa ed è quasi pronta per il nuovo viaggio. Intanto si riempiono d'acqua gli immensi serbatoi, 3.000 tonnellate per le lavanderie e le cucine, 250 tonnellate di acqua potabile. Durante la traversata occorrerà provvedere a circa 60.000 pasti quando la nave è a carico pieno di 1.600 passeggeri.
Il rifornimento dei viveri fa pensare ad un piccolo mercato generale. Per un viaggio del Biancamano al Nord America ne occorrono non meno di 215 tonnellate. Innanzitutto le verdure, i formaggi, il pesce. Salumi e le carni. Poi aragoste, vive. Perfino il caviale, che è pesato come se fosse metallo prezioso. Il rifornimento della nafta è un'operazione che precede di poco la partenza. E di nafta ne occorreranno 4.600 tonnellate per il viaggio a New York. L'accensione delle caldaie è già un mezzo addio ufficioso alla terraferma. Si accendono i fornelli delle cucine, l'esercito dei cuochi e lo chef da questo momento diventano personaggi di primo piano nella comunità galleggiante. L'autonomia in navigazione di una comunità come questa è perfetta. I suoi membri non dovranno sentire che la terraferma è lontana migliaia di chilometri. Il bar sarà dei meglio forniti. Perfino negozi pieni di bella merce. Le infermerie saranno naturalmente aggiornatissime. Le cabine razionali e comode. Degli addii. Il comandante ha dato gli ordini. Qualche anno addietro uno scafo logoro, stanco e provatissimo dalla guerra, è ancora una volta sul mare, nave bella, forte, veloce. La sua storia è quella di altre navi rimesse a nuovo in questi ultimi anni. È la storia del Conte Grande, anch'esso restaurato e rammodernato con stanziamenti del fondo ERM. Solo per i due conti il contributo è stato di 4 miliardi di lire, ciò che significa, oltre al rinato prestigio della nostra marina da turismo, l'impiego di mano d'opera per molti milioni di ore lavorative.